Solita questa parte di Sole e Luna, accompagnati dal magico suono del didgeridoo. E ne parliamo con Marcello Ballardini, che buonasera. Lo ha provocato, e Vincenzo Simonelli. Allora, Marcello Ballardini è il presidente della Digi Italia, un'associazione appunto che si occupa della diffusione del didgeridoo in qualche modo. E della cultura aborigena in generale. Infatti proprio questa passione, quindi anche l'associazione, è nata... C'è il didgeridoo però, proprio a livello fisico? A livello fisico sono dei tronchi di eucalipto che crescono al nord dell'Australia, non hanno niente a che fare con l'eucalipto nostro, sono molto più bassi, più antichi, molto più duri e vengono appunto bucati, mangiati da famiglie di termiti che costruiscono anche appunto in queste foreste dei termitai alti 2, 3, 4 metri, anche più. Quindi è uno mangiano strumento... il midollo. Mangiano, esatto. È uno strumento autoprodotto, quindi, autoprodotto dalla natura. Autoprodotto dalla natura e gestito fino adesso magistralmente dagli aborigeni, nel senso gestito, intendo dire, appunto nella scelta del pezzo, nella scelta del legno, già a vederlo appunto con colori naturali, colori ocra. Allora, per chi volesse però avvicinarsi a questo strumento, solo tu in qualche modo riesci. Finalmente, diciamo, il sito web, in Italia, cioè un'associazione. Abbiamo questa associazione culturale, poi l'associazione è nata anche per l'esigenza di voler fare qualcosa di più grande, che come soltanto persona fisica tante volte non riesci ad organizzarti. Quindi appunto a diventare un gruppo di persone che si divertono, che vogliono far conoscere il modo giusto questa cultura, con il massimo rispetto per il popolo aborigeno, per questo tipo di arte, per insegnare che cos'è il didgeridoo, come si suona. È difficile suonarlo? Non è difficile suonarlo, è all'inizio soltanto una vibrazione, cercare questa vibrazione con le labbra, quindi è una sensibilizzazione del proprio corpo, dalla sensibilizzazione delle labbra, della lingua, conoscenze di muscoli. Ma il fiato, per esempio, c'è bisogno arriviamo di... tutti al fiato perché vedono questa respirazione particolare che comunque che avete adottato nel suono. Affannoso. Sì, lo consigli a tutti. Lo consiglio a tutti coloro che ascoltandolo sentono dentro una voglia di conoscerlo meglio, di imparare a suonarlo, di conoscere questa cultura, perché dentro questo suono c'è un mondo veramente da scoprire, di suoni, di cultura. Cultura, esatto. E noi vi lasciamo proprio con il suono del didgeridoo. Vi aspetto domani per una nuova puntata di Sole e Luna. Buonasera. Buonasera. Prego Marcello. Thank you.
Thank you.